danza alla bellezza con il fuoco di un violino. I migliori progetti nascono quando tu non lo pensi solo come un fatto di interessi, ma lo pensi per l'amore. E noi stavamo insieme così, stavamo in un posto, stavamo cenando, così parlando di cosa. Così esce fuori il nome di questi poeti, tipo Tom Waits, Nick Cave. Ci è venuta l'idea proprio di dedicare un disco con gli archi, vero? No? Col gruppo, la musica, la chitarra, proprio con questo quartetto d'archi. Un classico quartetto d'archi, ma con un talento alla base, cioè questo quartetto d'archi. È classico, ma è rock nello stesso momento, è contemporaneo. Alla fine dell'amore, danza senza sosta. Chuck Brel, la canzone. La canzone dei vecchi amanti, per esempio, è straordinaria. Quando dice amore mio, perché. Sembra quasi una canzone napoletana. Sembra quasi napoletana. Amore mio. Capito questo sentimento che si sposava perfettamente con il nostro, perché noi siamo napoletani, per cui abbiamo sempre quel sentimento, non è datato il sentimento è senza tempo, è un sentimento vero per chi fa musica, diciamo. E quando fai dei nomi e ti ricordi dei pezzi, delle composizioni che sono straordinarie, perché non realizzarle con la nostra, col nostro gusto? L'amore, la nostra vita è un viaggio e mai non finirà. Mi ricordo una scena molto simpatica. C'erano tutti i cantautori fuori al camerino, tipo Locasciulli, Ruggeri, insomma. C'erano un po' tutti questi artisti, che comunque sono artisti, con il libro in mano di Tom Waits, e stavano fuori aspettando l'autografo. E invece entravo con Benigni. Pensa, lui ha voluto conoscere me, e la cosa... Ma oltre il rock, capite? È più rock che questo, guarda, non c'è stato. È stata una grande esperienza e lui mi ha fatto dei complimenti. Poi non è che lo capivo bene, però c'era Benigni che traduceva. Il 4 gennaio 1785 nasce a Hanau, nei pressi di Francoforte, Jakob Grimm, coautore, assieme al fratello Wilhelm, della celeberrima raccolta di fiabe per bambini e del Focolare, la più famosa al mondo. Ma fu anche un illustre linguista e uno dei pionieri della scienza filologica, con studi, dizionari e pubblicazioni che hanno fatto epoca. Proprio come noi umani, non amate i climi rigidi. Ecco perché dalla Russia e dalle zone più fredde dell'Europa orientale avete percorso migliaia di chilometri fino a giungere qui, in Israele. Il silenzio del deserto si prende una piccola pausa, lasciando spazio al vostro canto. Le forme mutevoli, alle quali date vita così, tutti insieme, sono uniche e spettacolari. Gli ornitologi dell'Università di Tel Aviv ci spiegano che lo fate perché in gruppo vi sentite più forti e che i continui cambi di rotta disorientano i vostri predatori. Certo, non lo fate per noi, ma la leggiadria dei vostri movimenti affascina l'umanità da sempre. Poeti e musicisti vi hanno celebrato innumerevoli volte, come Ottorino Respighi, che nel 1928 si lasciò ispirare da voi per comporre questa suite per piccola orchestra. Sarà un inverno sereno e speriamo di pace quello che trascorrerete qui in Terra Santa. Noi restiamo con gli occhi al cielo e continuiamo ad ammirarvi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrare.